Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video su questo canale. Oggi vi parlerò del primo numero di una nuova testata introdotta da Panini Comics sul mercato, una sorta di gemella italiana di Tesori International. Sto parlando ovviamente di Tesori Made in Italy, di cui questo è il primo volume ed è dedicato a Giorgio Cavazzano. Devo fare un appunto a Panini perché ha introdotto sul mercato una copia già fallata, infatti come vedete è già scritta con la penna in copertina. Questa è una cosa molto grave, secondo me, e magari chiederò il cambio all'editore. Cagata a parte, questo primo numero dà anche il via a un'iniziativa atta a celebrare questi primi 50 anni di Giorgio Cavazzano. Infatti, come vedete in copertina, c'è scritto 1 di 6. Trattandosi di una testata bimestrale, quindi tutto il primo anno di pubblicazione di Tesori Made in Italy sarà dedicato a Giorgio Cavazzano, che ha collaborato attivamente alla redazione di tutti questi 6 volumi. Infatti le storie non sono solo disegnate tutte quante da lui, ma sono anche tutte commentate da lui e soprattutto sono state scelte da lui. Inoltre all'interno di questi volumi troviamo, come c'è scritto in copertina, un grande apparato di contenuti inediti e sketchbook del grande maestro, oltre che a una serie di redazionali atte proprio a celebrarne l'arte. Nella forma, Tesori Made in Italy si presenta come una copia di Tesori International. Infatti abbiamo la stessa struttura anche interna, con le bande laterali, lo stesso tipo di carta, lo stesso prezzo, 6,90€, ma meno pagine. Infatti qua non raggiungiamo nemmeno le 200 pagine. Abbiamo 5 storie, questo primo volume, che vanno a coprire un sacco di anni in realtà, perché tutte le storie sono in ordine cronologico e in questo volume abbiamo storie che vanno dal 72 all'82, quindi 10 anni di attività. L'unica cosa è che Giorgio Cavazzano ha iniziato a disegnare nel 67, quindi diciamo che questa scelta va a bruciare i primi 5 anni di attività di Cavazzano. Abbiamo Paperino, l'avventura sottomarina, Dio Paperone e l'operazione Galeone, Paperoga e il peso della gloria, Dio Paperone e la moneta disco volante e Dio Paperone e l'appuntamento sul Vesuvio. Nonostante siano state scelte tutte da Cavazzano, però si tratta anche di ottime scelte, di ottime storie. Il volume in sé, come è stato pensato? La risposta, ve lo assicuro, non è banale, infatti cercherò di analizzare il volume nella maniera più oggettiva e completa possibile. Sfogliando l'inizio di questo volume, appare subito chiaro che i redazionali siano più curati, più interessanti, più approfonditi e più pregnanti con i contenuti del volume rispetto a quelli di Tesori International, che sono spesso molto più generici e magari non interessano in particolare i contenuti di quel volume specifico, ma magari solo il personaggio che presenta quel volume. Qui invece i redazionali sono veramente molto curati, anche se a volte quelli che precedono le storie sono veramente un po' troppo scarni. Una cosa su cui mi voglio soffermare è il 50 capolavori Disney. Dato che anche su Anteprima era stato dichiarato 50 storie per 50 anni, uno magari va a pensare 50 capolavori, quindi 50 storie. No. 50 opere, quindi 50 storie. No. Per 50 capolavori e 50 opere, loro intendono, e lo specificano all'interno del volume, anche se su Anteprima era uscita una cosa diversa, che nel conteggio devono essere contati anche i contenuti inediti e gli sketchbook, cioè praticamente tutto quello che concerne Cavazzano qui dentro è considerato nei 50 capolavori di Cavazzano. È una scelta un po' ambigua che, insomma, magari si poteva esplicitare in maniera un po' più chiara, almeno su Anteprima. Ma tralasciando questo, vediamo anche come sono poi le storie, perché alla fine quello che ci interessa davvero sono le storie e la selezione che è stata fatta delle storie in riferimento alla carriera di Cavazzano. Passiamo quindi alla prima storia, Paperino e l'avventura sottomarina del 72, che ci presenta l'esordio di un personaggio che sarà poi molto amato dai lettori, ossia Reginella. La prima cosa che devo dire su questa storia è che da sempre presenta due pagine che sono scambiate. Io dico, com'è possibile che a ogni ristampa nessuno si prenda la briga di scambiare queste due pagine? Mi riferisco alle pagine 23 e 24, che sono scambiate anche in questa edizione. Che voglio dire, essendo un'edizione anche questa curata per filologi, perché non metterlo a posto una buona volta questa cosa? Non penso che sia così complicato, sinceramente.
Pagine scambiate a parte, una cosa da notare in questa storia è già la grandissima abilità di Cavazzano nel rappresentare gli sfondi. Qua Cavazzano per l'appunto presenta le ambientazioni di Cocuzzolandia, ossia il paese natale di Reginella, che in questa storia si chiamava ancora così infatti e non Pacificus, sono rappresentate rifacendosi esplicitamente all'arte di Dalì, al surrealismo, infatti le linee sono tutte quante tortuose e tonde. Inoltre i personaggi sono veramente molto dinamici e ciò risalta particolarmente quando qui, qua e qua sono immobili. Lo sceneggiatore Rodolfo Cimino crea Reginella per smuovere l'emotività di Paperino, che al tempo era un po' castrata dalla dittatorialità di Paperina, della Paperina soprattutto messa in scena da Guido Martina e comunque della Paperina della scuola italiana fino a qualche anno fa, perché adesso Paperina in realtà è un personaggio molto cambiato, soprattutto grazie all'azione di autori come Marco Bosco e Silvia Zicche. Inoltre, Paperinic, ricordiamolo, è nato nel 69 come figura che poteva raddrizzare i torti di Paperino, come figura che poteva vendicare la figura vessata di Paperino. Nel 72, quindi, non era ancora così diffuso il fatto che Paperino potesse avere del riscatto, e in questa storia lo trova in un'altra dimensione praticamente. Quindi era una cosa abbastanza originale ai tempi. La risoluzione degli eventi però è abbastanza frettolosa, e infatti poi si chiederà a Rodolfo Cimino di far ritornare Reginella, anche perché il finale è un po' agrodolce e serve semplicemente per ristabilire lo status quo inattaccabile del fumetto Disney. Passiamo poi a Zio Paperone e l'Operazione Galeone, una lunga storia di impianto abbastanza classico, che però, come lo stesso Cavazzano afferma, risultò fondamentale per la sua crescita come autore. In questa storia infatti troviamo le tavole maggiormente ricche di dettagli, inoltre Cavazzano studia di più le ombreggiature e il tratteggio nelle tavole. I personaggi sono inoltre veramente molto più dinamici, ma soprattutto Cavazzano ne studia il movimento anche sott'acqua, diventando più consapevole del loro posizionamento, raffigurandoli con una maggiore profondità di campo. La successiva storia del volume è Paperoga e il peso della gloria, del 75. Qui Cavazzano si distanzia ancora maggiormente dall'influsso di Scarpa, trovando definitivamente una personalità propria. I personaggi dinamicissimi e sempre in movimento vanno a servire una perla di storia assolutamente esilarante e frenetica, come nella migliore tradizione della coppia Pezzin-Cavazzano, uno dei migliori sodalizi artistici della storia del fumetto Disney. La risata scaturisce anche dall'abilità del disegnatore di rappresentare le espressioni dei personaggi e il movimento degli oggetti in maniera iperbolica. Cavazzano inoltre acquisisce maggiore sicurezza e padronanza nelle ombreggiature. Dopo questa storia, che è del 75, si passa a Zio Paperone e la moneta disco volante, che è dell'82, quindi addirittura 7 anni dopo. In questa storia Cavazzano fa veramente un salto in avanti, il suo tratto è più pulito, più preciso, le inquadrature sono più studiate, ma di contro perde quella verve comica, quella naturalezza e quel dinamismo che caratterizzava il periodo precedente, che forse è anche il mio preferito, sicuramente insieme a quello attuale, e che quindi è stato liquidato a malapena in un paio di storie. In realtà il motivo della presenza di questa storia non si capisce, forse perché è la storia di esordio di un Perio Bogarto, ma anche sti cazzi, cioè nel senso, perché non mettere allora anche quella di esordio di Ok Quack che è presente in questa storia qui? Non fraintendete, a me Ok Quack non piace proprio come personaggio, però davvero non riesco a capire il perché abbiano inserito questa storia, forse perché ci sono un Perio Bogarto e Ok Quack, cioè non capisco il fatto che presenti un Perio Bogarto e Ok Quack è così importante. Boh, l'ultima storia poi non è davvero niente di che, Zio Paperone è l'appuntamento sul Vesuvio, che però è stata messa lì in rappresentanza della collaborazione con la Francia che Cavazzano strinse per l'appunto nell'82. C'è da dire poi che lo sketchbook finale è veramente molto ricco e interessante. Ci presenta sia l'evoluzione di Cavazzano all'interno del fumetto Disney, sue dichiarazioni, inoltre un excursus di un sacco di contenuti molto carini, anche inediti, anche extra Disney, quindi lo sketchbook finale è veramente una perla che per i collezionisti e filologi, secondo me, vale la pena prendere. Insomma, questo primo volume a me non è che sia
piaciuto particolarmente, non mi ha pienamente soddisfatto, infatti il mio voto è 6,5 su 10. Perché essenzialmente ha dei pro molto importanti, come lo sketchbook, come alcune storie che sono veramente delle perle. Sto parlando di Paperino e le avventure sottomarine, Paperoga e il peso della gloria, che chi non le avesse compra assolutamente il volume, perché quelle bastano a giustificarne l'acquisto. Però per il resto, sinceramente, non è che presenti delle cose assolutamente imperdibili. A meno che non si è collezionisti e filologi di Cavazzano, e allora si voglia approfondire la sua storia, la sua carriera, i suoi materiali inediti, e allora lo sketchbook sarebbe veramente un motivo d'acquisto importante. Di contro, se uno volesse un best of di Cavazzano, secondo me qua non lo troverete, anche perché soprattutto manca un periodo veramente importante, manca quasi del tutto un periodo importante. Per integrarlo magari vi consiglio l'acquisto della Evergreen Edition di Pezzina e Cavazzano, che va appunto a approfondire quel periodo che qui è veramente rappresentato in maniera troppo scarna. Inoltre, se volete davvero un best of di Cavazzano, magari il volume dei Disney d'autore dedicato a lui può essere una buona scelta. Sicuramente non è una testata da acquistare in toto per avere il best of di Cavazzano, almeno da come si presenta questo primo volume, dato che veramente ci sono delle mancanze non da poco. Quindi vi consiglio di valutare volume per volume e di scegliere poi, in base al contenuto, alle storie che ci sono, per acquistarlo. Anche perché stiamo parlando di 7 euro, non di 4, quindi insomma non stiamo parlando di noccioline. Spero di esservi stato utile per capire se questo volume può fare al caso vostro, e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!